Sono cominciati oggi gli esami di maturità che hanno coinvolto in provincia di Taranto circa 6.500 ragazzi tra studenti interni e privatisti. La prima prova, quella di italiano, ha previsto come di consueto diverse tracce. Il tema generale ha riguardato la fame effimera indotta dalla TV, nobilitata dalla celebre massima di Andy Warhol, per cui chiunque può aspirare a 15 minuti di celebrità. C'era poi l'analisi della poesia Lucca di Ungaretti, il saggio breve verteva su amore e odio con citazioni di D'Annunzio, Svevo e Verga, il tema scientifico ha riguardato Fermi, quello economico l'alimentazione, quello storico gli anni 70 e quello politico destra e sinistra. Come erano le tracce? Erano comunque semplici, soprattutto quella sulla TV, con quel tema libero, era molto semplice, anche perché parlavo appunto della televisione, mi ritrovo appunto nel tema e di Andy Warhol. Ah, quindi tu hai scelto questa traccia? Sì. Perché si riferisce soprattutto al mio campo di studi. Sei stata una delle prime a consegnare o mi sbaglio? Sì, non ce la faccio più, troppo stress. Senti, e domani? E domani è seconda prova a storia del cinema. Ho visto che vi hanno sequestrato smartphone, zaini. Sì, come sempre. Ma anche voi avete scelto di fare la traccia sui 15 minuti di fama di Andy Warhol? Sì, esattamente. E non sei molto soddisfatta della traccia? Sinceramente no, mi aspettavo qualcos'altro, però dai, l'ho fatta lo stesso e sono contenta. Ma di averla fatta. Avevi comunque la facoltà di scegliere altro? Sì, questo è vero, però diciamo che ho preferito fare quella, è stata la più comprensibile rispetto agli altri. Anche perché tutto sommato rispetto al vostro corso di studi, eccetera. Esattamente. E domani? Domani tecnica turistica, quindi ci facciamo il segno della croce. È un esame rognoso, tecnica turistica? Abbastanza, però speriamo il professore non lo veda questa intervista, se no mi boccia a prescindere. Il saggio breve è stato il più gettonato dagli studenti tarantini, scelto secondo le prime statistiche da circa 1.100 allievi delle scuole della nostra provincia. In circa 400 hanno invece scelto il tema culturale e in 180 l'analisi del testo. E domani gli studenti sono attesi dalla prova tecnica, diversa da istituto a istituto.